Cecilia Rodriguez insieme al fratello di Francesco Monte, il motivo. Cosa ci fa Cecilia Rodriguez insieme al fratello di Francesco Monte? La serata insieme al suo ex cognato Stefano. In una foto comparsa sui social nelle ultime ore appaiono insieme Cecilia Rodriguez e Stefano Monte, fratello di Francesco Monte. Cosa ci fanno i due insieme? Cecilia ha ancora rapporti con la famiglia Monte? Molti fan che oggi si stanno facendo queste domande. Cerchiamo allora di rispondere a questi quesiti, provando a dare una spiegazione a tutto. Stefano Monte è il titolare dell'agenzia che, prima dell'entrata di Cecilia nella casa del Grande Fratello VIP, ha rappresentato la sorella di Belen. In realtà, se tra i due i rapporti personali si sono interrotti definitivamente non lo possiamo sapere per certo. Quello che sappiamo invece è che, entrambi, continuano ad avere relazioni di tipo professionale. Cecilia Rodriguez fa ancora parte dell'agenzia di Monte? Tanti sono quelli che, come abbiamo già detto, oggi si chiedono quali siano i rapporti tra Cecilia Rodriguez e la famiglia di Francesco Monte. L'argentina ha sempre detto di aver chiarito con Francesco una volta uscita dalla casa, ma niente di ufficiale ha detto sul fratello, Stefano, il suo agente. A chiarire questo punto però ci ha pensato Striscia la Notizia confermando che sì, Cecilia fa ancora parte dell'agenzia di Stefano Monte. Ecco perché probabilmente i due si trovavano insieme la stessa serata, il ragazzo rappresenta ancora i suoi interessi e, quindi, per forza di cose con la Rodriguez deve continuare a mantenere i contatti. Cecilia Rodriguez, se con Stefano è tutto ok con Francesco Monte come vanno le cose? Dopo aver deciso di lasciare Francesco Monte per Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez ha anche dovuto fare i conti con i giudizi negativi della gente. Il pubblico ha attribuito fin da subito a lei le colpe della fine della storia con Monte, senza quasi mai prendere in considerazione la sua versione dei fatti. Nuove dichiarazioni però potrebbero ribaltare la situazione e, adesso, è la stessa Cecilia a difendersi puntando il dito contro Francesco. Colpa di lui o colpa di lei? Probabilmente di entrambi ma, al momento, la discussione, su questo punto, sembra destinata a rimanere aperta.